Bentornati a Ridillo! Questa settimana insieme a noi un nuovo ospite che risponderà alle nostre domande impertinenti o pertinenti. Andiamo a capire chi è il personaggio della settimana. Come avete capito dal filmato, il nostro ospite di oggi è Igli Vannucchi. Grande. Grande. Ciao ragazzi. Ciao. Igli, ciao. Una prima domanda mi viene subito, sì. Cioè, prima di cominciare, proprio la subito. Va bene. È stato l'ospite, mi è venuto in mente, ma devo sapere, quando sei nato, in quale stato di euforia erano i tuoi genitori per darti il nome di Igli? La mamma era molto carica, perché tra l'altro sono due genitori, e Rubino confermerà, molto quieti, tranquilli e umili, e questo nome è un pochino forse il loro gesto più estremo. Così. Tra l'altro mi sono portato, sono praticamente quasi 44 anni che spiega a tutti questo nome, insomma. Spero che sia ancora lunga la strada. Ci credo. Senti, quindi abbiamo scoperto che tu conosci il nostro Alessandro Rubino da diverso tempo, perché facciamo la carambata, voi avete giocato insieme a che età? Fino a che età? Ma se non ricordo male, fino a 14 anni, via, 13-14 anni credo, sì. Se la memoria mi regge. Dagli 8 ai 14. Dagli 8 ai 14, ma è vero che dovevate giocare sempre con due palloni perché Rubino non la passava mai neanche allora? Rubino è un solista, è un artista, quindi va lasciato creare. È che il pallone pesava più di lui quando era ragazzo, quindi lui ci cascava sopra. No. Anche ora quando andiamo a giocare a calcetto noi portiamo due palloni, uno per il Rubino e va da sé, e l'altro per gli altri 15-10. Un aneddoto bellissimo, forse Ivi non se lo ricorda neanche, ma una finale del Maestrelli ci allenava Giovanni Padula, ti ricordi Giovanni Padula? E negli spogliatoi prima della partita ci disse: guarda, devo decidere chi metto in campo tra Rubino e Vannucchi. Igli parte dalla panchina. Io mi ricordo, cioè io ora quando lo vedo in mister gli dico sempre: mister, te non ci ha proprio capito nulla, perché poi Igli vada in carriera ha fatto. Ma io mi ricordo anche che la finale noi si vinse ai rigori con un calcio di rigore tuo, te lo ricordi? Certo, ve lo sotto le gambe. Zaffai, la palla ruotava lì, eccoci. Si vede nel video che io mi metto le mani sulle ginocchia per dire vabbè, ho sbagliato. Invece, per fortuna, il portiere chinandosi, siccome era anche un pochino, me lo ricordo, un pochino goffo e abbondante, il portiere, mi passò in mezzo alle gambe. Pensa e quindi, ecco, insomma, perché allora l'inno dei tifosi della tua squadra fu una canzone di Mario Merola, O Zappatore, che era un episodio importante, perché comunque poi la tua carriera si è sviluppata, sei diventato un professionista, e Rubino invece il massimo che ha fatto è stato quello di provare a diventare sindaco di Prato, insomma, quindi ci sarà c'è un ancora motivo. Strada, potrebbe farcela, ce lo vedrei bene. Ci sarà un quindi te è una persona, Rubino è una persona innovativa, sin da piccolo aveva queste cose artistiche, insomma, sarebbe interessante avere un sindaco così estroso. Mi faceva ingrullire negli spogliatoi così, a giocare. Ma era, diciamo, un po' il giullare perché di solito lui è un ragazzo molto timido, e in quel periodo invece era molto superato. Ma vieni ora, aspetta, perché mi è venuto in mente una partita ora fatta a Maliseti. Ti ricordi, Igli, l'ultima partita dove te hai fatto non so quanti assist mi hai fatto, e io sono dovuto uscire perché ho avuto quasi mezzo infarto, no? Sì, mi ricordo benissimo, lo volevo menzionare, ci stavi lasciando le penne lì. Ma pensa te hai conosciuto personaggi non indifferenti, hai avuto come presidente Zamparini, per esempio. Anche. Come mai ridi? No, allora io l'ho conosciuto e
Era già un pazzo. Ricordo normale, nel senso, non è mai stato così incazzato come spesso come succede con i giornalisti. Anzi, con la squadra è sempre rimasto molto ben equilibrato. Poi magari faceva saltare qualche allenatore perché non c'erano risultati, quello ci sta. Però comunque con i ragazzi è sempre stato tranquillo. A proposito di allenatori, ho visto che hai avuto come allenatore, a proposito di personaggi anche abbastanza estrosi, Delio Rossi. Ecco, sì. È rimasto famoso un po' per lo schiaffo alle AIC. Da voi era tranquillo o si dice che alcuni di voi si allenassero con i guantoni direttamente? No, mister Delio Rossi è veramente una persona... Io me lo ricordo una persona molto professionale e tranquilla. Probabilmente... Se ha avuto quella reazione ci deve essere sotto qualcosa, perché dal niente non succede niente, quindi probabilmente gliel'ha levata di mano, si dice. Sì. L'ultima ammonizione che hai ricevuto, ti ricordi per che cos'era? Ma sicuramente una simulazione. Potrebbe essere bellino, una simulazione, proviamo a far così allora. Sì. Noi ora, siccome siamo appunto improvvisatori e vogliamo farti improvvisare, io vorrei che tutte e tre, quindi sia Igli, che ovviamente fa Igli, va bene? Igli. Poi abbiamo l'arbitro che invece è Giovanni, che lo becca a fare il simulatore, e Rubino, e quindi Ale, te invece sarà il giocatore della squadra avversaria. Noi abbiamo scoperto che te sei un appassionato di pesca, vero Igli? Sì. Di pesca, quindi giornalista, possiamo dire, no? Giornalista. Giornalista, no, filmmaker mi piace. Filmmaker, giusto, filmmaker. Giornalista, bisogna aver studiato. Perfetto. Ovviamente la nostra generazione, senti parlare di pesca, di pescatore, ti viene subito in mente un cartone animato famoso, no? Perfetto, quindi la vostra storia del tuo essere un simulatore di un arbitro e dell'avversario la fate come se faceste parte di un cartone animato giapponese. Non è vero. Bravo, grande Igli, grande. Ok, senti, quanti gol hai fatto in carriera? Tra A, B, C? Penso un'ottantina, penso. Però ora non li ho contati. Sì. Non tanti, perché ero più un rifinitore. E quindi facevo fare più gol che io li facessi. Mi chiedo, perché a questo punto fare un sito con scritto www.bomber.it e non magari, che so, www. ogni tanto la metto dentro anch'io.it? Bravo! Ma perché? Praticamente è scoppiato il fenomeno del bomberismo ed erano gli ultimi anni della mia carriera, però io sono risaltato come bomber, non tanto come cannoniere, ma quanto con i video bischeri che facevo a casa, i tuffi in piscina, e quindi da lì il fenomeno del bomber ha dilagato e io ho fatto nascere un brand d'abbigliamento dove andavo a valorizzare l'individuo comune, quindi l'elettricista, lo spazzino, anziché spingere i soliti calciatori milionari che spesso danno anche un esempio negativo. Quindi io sono un po' il bomber del popolo, via. Quello più semplice, che mi piace da morire, valorizzare, insomma, le persone che non vengano mai cagate da nessuno, almeno io ci provo. Sì. E te sei finito anche in Under 21, sbaglio? Sono campione d'Europa, come puoi campione vedere. Campione d'Europa con l'Under 21. E la maglia, eccola, quella è quella originale. Vedi? È quella della finale. Chi c'era in squadra con te? C'era Pirlo, Zambrotta, c'era
Abbiati, Gattuso, Ambrosini, c'era Coco, insomma una squadra abbastanza forte. La cosa che mi ha incuriosito tanto è che poi ho scoperto che sei diventato un appassionato di pesca, appunto, per tornare a dire. Ma io sono nato pescatore, poi il calcio è stato un hobby, una passione che ho portato avanti. Cioè, quindi tu sei nato pescatore, la tua idea era proprio quella, poi, perché poi un conto è dire sì, vado a pescare un giorno, è un conto poi è farci le trasmissioni sopra, ecco, una cosa del genere. Allora, io ho fatto un patto con me stesso, che è quello di fare quello che mi piace e cercare di portare a termine le mie passioni con insomma, come si dice, materializzandole. Certo, e quindi il calcio ci sono riuscito, nella pesca. Abbiamo creato un sito internet con il socio Gianfranco Monti, che saluto, e insieme andiamo a pescare un po' in Toscana e a giro per il mondo, e siamo buona pesca, quindi siamo il termine peggiore che si possa dire a un pescatore, ma abbiamo un seguito nazionale pazzesco, e quindi facciamo camp per i bambini, per gli adulti anche, quindi siamo i primi a fare camp per gli adulti, pazzesco. Ed è un movimento che ha preso un po' tutti i pescatori, ridando passione e voglia, e le grandi aziende come la Colmici, che è una delle aziende più grosse d'Italia, se non la più grande, che ci ha sponsorizzato e ci ha, diciamo, adottato. Quindi siamo veramente felici di questo e stiamo facendo un bel lavoro, è un progetto molto bello. Facciamo che... Siccome io sono curioso, io non conosco quasi niente della pesca, appunto, a parte Sanpei e così via, quindi avrei bisogno proprio di un bel documentario scientifico. E te ovviamente sei la star della puntata, quindi sarà una puntata tutta dedicata a te. Quindi abbiamo Alberto Angela che intervista, insomma, fa questa bellissima puntata. E poi vediamo un intervento di Alessandro che... Come si chiamano i guardiapesca? Quelli esiste? Sembra è una leggenda che esistano e che non passano mai, non controllano mai. Quindi diciamo se c'è qualche guardiapesca magari in contatto. Te la sei tirata, qualche giro per se no, non fa la licenza nessuno qua. Infatti, quindi allora, ci sarà il guardiapesca. Dai, guardiapesca che lo farà Alessandro. Però Ale, non sarai un guardapesca pratese, ma di Rossano Calabro, va bene? E a voi, signori. Buonasera, gentili telespettatori, e benvenuti alla puntata del Cavedanosauro, questo pesce sfortunato. Ce ne abbiamo qui per parlare oggi un grandissimo del settore, il grande Igli Vannucchi, che ci comincerà a parlare dicendo come nasce il Cavedanosauro. Il Cavedanosauro è un pesce nativo delle acque pratese, che scende da Vaiano verso il centro di Prato, in piazza San Marco, se non ormai sono tanti anni, non ci sono, e raggiunge dimensioni straordinarie, dai 2 kg fino ai 5 kg, insomma è un pesce leggendario che ha anche assassinato qualche pensionata sul fiume. Questo non lo sa nessuno. Tra l'altro sappiamo che ha una particolare danza di accoppiamento, cioè ce la ricorda? Sì, allo stadio soprattutto, sotto lo stadio ci sono un sacco di segnali di questo Cavedanosauro che si accoppia tutte le notti, e quindi leggenda narra, insomma, che sia anche molto prosperoso. E tra l'altro è vero che emette un suono nel momento in cui, diciamo così, avviene l'accoppiamento, molto particolare, che lei comunque riesce a fare, tra l'altro, benissimo. Sì, si irrigidisce anche tutto e spara un acuto che si sente fino a Malisese, città mia nativa. Okay. Io a sto punto vorrei dire una cosa, perché un cavetano sauro non viene da Prato, viene dalla Calabria. No, Sauro! Sauro! Come si chiama? Come minchia si chiama sto cazzo un cavetano? Insomma, il cavetano ha risalito dalla Calabria fino a Prato, e sto Igli Vannucchi ce l'ha ripescato, e noi lo rivogliamo. E viene a pescarlo, riportatelo a casa, no? Visto che sei così bravo,
prendi la cannina e pesca il cavetanino. E se no, siamo senza cavetani, capito? E l'ultima domanda: il cavetanosauro ha una compagna che non si chiama come lui, ma come si chiama la compagna del cavetanosauro? Barba. È una barba così, la famosa barba di fiume. Bella, ci piace, ci piace. Ok ragazzi, grazie, grande Igli, sei simpaticissimo. Grande, grazie Igli. Davvero grande, grazie. Grazie, grazie a voi per questa opportunità. Alla prossima, sei simpaticissimo davvero. Grazie, ciao a tutti, ciao a tutti, alla prossima puntata. Ciao.